14 miti di bellezza a cui fare attenzione. Pelle giovanile e radiosa, capelli setosi e folti, chi non vuole apparire come quelle ragazze negli spot televisivi? Ma quando si tratta di seguire i consigli di bellezza comuni, quello che vedi o senti è davvero quello che ottieni? Hai sempre creduto in alcuni miti pericolosi che riguardano pelle, capelli e cura delle unghie? Prima di scoprirlo, assicurati di fare clic sul pulsante iscriviti e suona il campanello per le notifiche, in modo da unirti a noi su Il Lato Positivo. Mito numero 1. Truccarsi ogni giorno fa male alla pelle. Non è proprio il trucco in sé che è dannoso per la tua pelle, ma alcune cose che sbagli. Ad esempio, se ti capita di andare a letto senza struccarti, allora sei destinata ad avere problemi di pelle. Vedi, la pelle ha bisogno di respirare di notte. Se è coperta di trucco, non otterrà l'ossigeno necessario per rinnovarsi. Inoltre, la maggior parte dei cosmetici moderni hanno filtri UV, acidi idratanti e caratteristiche protettive che riparano la pelle e la proteggono dai danni ambientali. Scegli quelle con questi ingredienti. Mito numero 2. Se sull'etichetta dice ipoallergenico, il prodotto è adatto a qualsiasi tipo di pelle. La differenza tra i cosmetici normali o ipoallergenici è che quest'ultimi non includono gli ingredienti allergenici più comuni come l'alcol. Quindi, a meno che tu non sia sicura al 100% che sia l'alcol a darti una reazione allergica, l'uso di tali prodotti non è necessariamente più sicuro. Infatti, l'unica cosa che non causa allergie su nessun tipo di pelle è l'acqua. Prima di acquistare qualsiasi nuovo prodotto, esamina attentamente gli ingredienti. Alcuni dei componenti di base possono essere pericolosi per il tuo particolare tipo di pelle. Persino i cosmetici biologici non sono buoni per tutti. Mito numero 3. Una crema idratante non impedisce alle rughe di apparire. No, le creme idratanti non elimineranno le linee sottili se già le hai, ma impediranno a quelle nuove di apparire. Una crema idratante non può andare in profondità sotto pelle nel derma per riparare il collagene. Tuttavia, idraterà gli strati superiori. Probabilmente hai notato che le persone con la pelle grassa hanno in genere meno rughe di quelle con la pelle secca. Quindi lascia che la crema idratante diventi la tua risorsa anti-età e combatta almeno un fattore che causa le rughe. La cosa più importante è che la crema che stai usando fornisca protezione UV e contenga vitamine e antiossidanti. Mito numero 4. La pelle si abitua alla crema che stai usando, quindi smette di funzionare. Se hai sentito questo mito, probabilmente hai sperimentato diversi prodotti per il viso nella speranza di farli funzionare. In realtà, gli ingredienti che la tua pelle ama saranno sempre potenti. Se hanno smesso di funzionare, la ragione deve essere nella pelle. Una crema senza olio che ha funzionato per una pelle grassa tutto il tempo non funzionerà più se la pelle diventa secca. Il tipo e le condizioni della pelle possono cambiare in base a tanti fattori, come il tempo, lo stress e l'invecchiamento. Quindi, a meno che non sia tu a voler provare nuovi prodotti per la cura della pelle, sentiti libera di usare quelli che preferisci per tutto il tempo che vuoi. Inoltre, a volte il passaggio a una nuova crema può essere stressante per la pelle. Infine, assicurati di cambiare la routine della cura della pelle nelle diverse stagioni. Ad esempio, in estate è sufficiente mettere un po' di crema per mantenere un livello di pH ottimale, ma quando si avvicina il freddo, la tua pelle ha bisogno di ulteriori elementi idratanti per proteggerla dall'aria più secca e dai venti forti. E non importa quale sia la stagione, dovresti sempre indossare SPF. Mito numero 5. Applica la crema idratante dal basso verso l'alto. Molte persone credono che ci siano regole speciali per mettere la crema sul viso e che sfregarla in un certo modo aumenterà l'effetto del prodotto. Certo, ci sono delle regole. Dovresti, ad esempio, lavare il viso con acqua tiepida e il detergente viso giusto per il tuo tipo di pelle. Quindi, spruzza il viso con acqua fredda e applica il toner con un dischetto di cotone. Il prossimo passaggio sarebbe la crema per gli occhi e il siero se usi questi prodotti. Il passaggio finale è mettere una goccia di crema idratante e strofinarla su tutto il viso. Ma se lo fai dal basso verso l'alto con movimenti circolari, il risultato finale è lo stesso. Cerca di non tirare giù la pelle. Oh, e non dimenticarti il collo! Mito numero 6. Bere molta acqua impedisce la comparsa di rughe. Questo mito è diventato popolare a causa delle celebrità che giurano che l'acqua sia il loro segreto per gli straordinari look da tappeto rosso e per l'aspetto sempre giovane. In realtà non ci sono prove scientifiche per sostenere l'affermazione che l'acqua rallenti l'invecchiamento della pelle. Quando le cellule dell'epidermide superiore muoiono, non assorbono più umidità dall'interno.
Sì, l'acqua ti fa molto bene e dovresti sicuramente sceglierla al posto di bibite zuccherate e succhi di frutta. A differenza di questa roba, l'acqua non ti darà l'acne o peso in eccesso. Tuttavia, non inverte il tempo e non cancella le rughe, anche se bevi molto più del normale. Mito numero 7. Gli esercizi facciali ti aiuteranno a liberarti dalle rughe. Il tuo viso è l'unica parte del corpo che ha muscoli direttamente attaccati alla pelle. Stirarli ed esercitarli costantemente non aiuterà a smussare le rughe esistenti. In effetti, allenando i muscoli del viso, puoi tirare e allungare la pelle del viso. Voglio dire, basta alzare le sopracciglia. Senti la fronte che si piega nelle rughe? Esattamente. Fare esercizi facciali ha i suoi benefici, ma non contrasta l'invecchiamento. Mito numero 8. Stare al sole ti aiuterà a seccare l'acne. Oh sì, il sole ti secca la pelle. Ma la reazione naturale della pelle a tale tortura è di iniziare a pompare ancora più olio che intaserà i pori. Inoltre, uno studio del 2018 presso l'Harvard Medical School ha dimostrato che l'esposizione prolungata al sole senza protezione può causare allergia al sole, che a sua volta può portare a eruzioni dell'acne. Mito numero 9. Una bella abbronzatura significa pelle sana. La tua pelle non reagisce al sole diventando più scura semplicemente perché sta diventando più sana. In effetti, questo è il modo in cui la tua pelle cerca di proteggersi dai raggi dannosi che stanno attaccando. La radiazione ultravioletta irrita il DNA, motivo per cui può causare il cancro della pelle. Inoltre, accelera drasticamente l'invecchiamento della pelle. La dottoressa Roxana Daneshow della School of Medicine della Stanford University spiega che non esiste una cosa come l'abbronzatura sicura. Qualsiasi abbronzatura significa uccidere le cellule della pelle. Quindi metti la protezione solare e limita l'esposizione. Mito numero 10. Rimuovere i nei è pericoloso. Un neo è una formazione pigmentata sulla pelle. Esistono in diverse forme e colori, ma la maggior parte dei nei sono perfettamente innocui. Tuttavia, alcuni fattori esterni possono farli degenerare in melanomi. In tal caso, i nei che sono sospetti devono essere rimossi. Questa procedura, se eseguita da un medico, è completamente sicura. Mito numero 11. Usare i cubetti di ghiaccio sulla pelle fa bene. Esporre direttamente la pelle a temperature veramente basse può in realtà danneggiarla. Il ghiaccio può disturbare il flusso sanguigno, causando gonfiore e dando alle vene quell'aspetto a ragno. Può anche danneggiare le ghiandole sebacee, che possono portare a secchezza e perdita di elasticità. E poi ci sono così tanti prodotti per la cura del viso che possono aiutare la pelle molto più del ghiaccio. Mito numero 12. Tagliare i capelli li farà crescere più velocemente. Se ti sbarazzi regolarmente delle doppie punte, sicuramente migliorerai lo stile dell'acconciatura e ridurrai i capelli spezzati. Tuttavia, i capelli crescono allo stesso ritmo, circa 0,6 cm al mese, indipendentemente dalla frequenza con cui li tagli e dal fatto stesso che li tagli. E questo perché sono i follicoli del cuoio capelluto a determinare quanto velocemente crescono i capelli, non le punte. Mito numero 13. Dovresti lavarti i denti dopo ogni pasto. Lavarsi i denti subito dopo aver mangiato non solo è inutile, ma anche dannoso. Recenti studi dell'American Dental Association lo hanno confermato. L'acido che entra nella cavità orale con il cibo mangia lo smalto dei denti e contribuisce alla sua erosione. Se ti lavi regolarmente i denti entro mezz'ora dopo aver mangiato, ne distruggi lo smalto molto più velocemente. Mito numero 14. Lo smalto per unghie fa male alle tue unghie perché non le fa respirare. Le unghie fondamentalmente sono cellule morte. Se la lamina ungueale potesse respirare, lo smalto per unghie semplicemente non si attaccherebbe ad essa, a causa dell'elevata umidità. La dottoressa Dana Sten, esperta di dermatologia e unghie, spiega che le unghie non richiedono ossigeno, perché si nutrono attraverso i capillari della zona sotto la cuticola. E tu? Hai creduto a qualcuno di questi miti? Dicci nei commenti qui sotto. Ricorda di dare a questo video un utile mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti, per rimanere sul lato positivo.